Buonasera, buonasera ragazzi, buon 2 giugno a tutti, vi rinnovo gli auguri che già vi ho fatto nel video di oggi, che spero abbiate visto, e siamo di nuovo in live. E beh ragazzi, ormai stiamo seguendo ormai una maratona verso la decisione che avverrà, diciamo, domani ci sarà l'incontro decisivo. Probabilmente, diciamo, la decisione, la fumata bianca o la fumata nera, io spero sia bianca, verrà detta poi, comunicata nella giornata di venerdì. Ok? Però domani è il giorno decisivo, perché domani sera ci sarà l'incontro tra Lotito e Sarri. Ok? Quindi esiste questa trattativa. C'è questo grande interesse, sta tutto adesso nel trovare l'accordo e potrebbe anche saltare tutto, eh? Cioè esiste questa possibilità. Diciamo, dovessi dare una percentuale, dico, come vi ho detto in questi giorni, il mio pensiero lo sto portando avanti, diciamo 51% sì. Ok? Quindi sono, diciamo, moderatamente positivo. Ok? Comunque, buonasera a tutti ragazzi, come avete passato la giornata di oggi? Prima di addentrarci diciamo, nell'argomento clou della live, io ho fatto una grigliata tra amici, una cosa tranquilla e niente, adesso siamo qua in live. Allora, ripeto, sono ottimista, ma sono consapevole che potrebbe anche saltare tutto, però... Se dovessi sbilanciarmi, ti dico che ci sono buone sensazioni, buone possibilità che si vada a chiudere, ok? La feed è arrivata, speriamo, ragazzi, mettiamo un like alla live, ragazzi, forza. Sei andato a pescare? Vabbè, dai. Ciao Serafino, ciao. Ah, sei in quarantena, mi spiace, mi spiace. Ciao Eltolete, ciao, buonasera, anche saluto tutti i moderatori se ci sono. Ciao Zio Canta. Sì, domani sera incontro e poi secondo me daranno poi l'annuncio ufficiale o comunque via, la decisione verrà comunicata venerdì, ok? Venerdì. Ma oggi diciamo che è stata una giornata dal punto di vista Sarri interlocutoria. Ok, quindi nulla di che, si è detto, si è capito, no? Ma questo già lo sapevamo, che la Lazio all in su Sarri, quindi l'obiettivo unico, il numero uno è Maurizio Sarri. C'è stato questo summit con Vitor Pereira, ma è un colloquio conoscitivo, niente di più, quindi dovesse, speriamo di no, saltare Sarri, la Lazio si troverebbe con le pezze al culo, anche perché Italiano, notizia di oggi, Vincenzo Italiano, continuerà la sua esperienza con lo Spezia. E, come vi ho detto, Vincenzo Italiano non ce lo vedrei bene in questo momento alla Lazio, però in generale è un allenatore che ipoteticamente mi piace, quindi lo vedrei anche sulla panchina della Lazio, ma forse non in questo momento, perché Italiano, secondo me, va bene magari al momento per allenare una squadra di giovani, non una squadra come la Lazio, anche sappiamo anagraficamente vecchia. Quindi poi succedere a Inzaghi non è facile perché Inzaghi comunque ha lasciato tante cose positive, sicuramente più cose belle che cose brutte. Quindi per il successore di Inzaghi serve un grande allenatore e uno di personalità. E Sarri, secondo me, lo è meno Italiano, lo è meno altri allenatori che hanno anche meno esperienza in quelle piazze come Roma, come Napoli, ok? Quindi, ripeto, speriamo si chiuda. Con Sarri, ok?
Arrivo, ragazzi, intanto mettiamo like alla live, mi raccomando. Ok, ho messo qua il banner. Ciao Argent, ciao, buonasera. Giampaolo alla Lazio. Eh no, ma c'è poco da ridere. Se salta Sarri può succedere di tutto, capito? Ah, Giampaolo vicino al Sassuolo. Ah, questa non la sapevo. Ciao Francesco, ciao. Sono io, solo io vorrei farei solo io vorrei dare ancora fiducia a Morici. Ma tu dalla tua immagine sei juventino, quindi non lo so. Io da laziale Morici, sinceramente, se arrivasse un'offerta discreta lo darei via. Però vediamo. Allora, poi la giornata di oggi, ragazzi, tra l'altro, è stata anche quella che praticamente non c'è ancora nulla di ufficiale, ma si è parlato, ve ne ho parlato nel video di oggi, se l'avete visto, di Kamenovic che è atteso a Roma la prossima settimana, quindi è il primo acquisto della nuova stagione, della prossima stagione della Lazio, acquisto già anticipato a gennaio, l'abbiamo lasciato in prestito ancora 6 mesi al Kukaric, che è squadra serba, quindi giocatore classe 2000. Difensore mancino, difensore centrale o terzino sinistro. Quindi diciamo che teoricamente andrebbe a prendere l'eredità di Radu. E tra l'altro è cresciuto, cioè milita ancora nella squadra dove anche è cresciuto calcisticamente Alexander Kolarov, che poi ha fatto lo stesso percorso, è venuto nella Lazio, ha fatto bene. Io da quando tifo Lazio è il terzino sinistro più forte che ho visto giocare nella mia squadra. E poi vabbè, sappiamo che poi Kolarov ha fatto la sua carriera, è stato anche un po', si è comportato male con noi, però in generale Kolarov era un grande giocatore. Quindi speriamo Kamenovic che possa seguire le orme del giocatore serbo classe 85. Lui è un classe 2000, giovane, e la Lazio sappiamo è una squadra vecchia, deve lavorare sui giovani. Le cifre si parla di circa 2-3 milioni, che è una cifra comunque importante per un giocatore che milita in un campionato minore e non in una delle squadre più forti come Stella Rossa, nel Kukaric, quindi è una cifra bassa, ma non troppo. E quindi niente, io diciamo di questo giocatore vi posso dire un po' le caratteristiche, però non, sinceramente non mi sento di dire è forte, è scarso, capito? Vi dico solo che noi dobbiamo lavorare sui giovani. Dato che i giovani noi non ce li abbiamo, in casa non ce li costruiamo, e allora li dobbiamo andare a comprare in questo momento. Ok? Quindi fiducia in Kamenovic, anche se già vi dico che il prossimo anno Kamenovic, secondo me, lo vedremo poco in prima squadra, a meno che poi non si riveli veramente già pronto. Probabilmente farà un po' la staffetta tra primavera e prima squadra, ma non penso sarà già un giocatore cardine che giocherà tanto, però vediamo, ok? Allora, ciao Valerio, grazie mille della donazione, sperando domani per il comandante. Bene, speriamo che questa donazione sia di buon auspicio. Ti do il benvenuto in questa live. Ciao Alberto, buonasera. Saluto anche l'altro Alberto. Io penso Mazzarri sia ancora in lista. E la cosa preoccupante è che Cassano ha detto che è un grande allenatore. Ma io, boh, io mi auguro di no. Piuttosto andare a prendere allora veramente Dionisi dell'Empoli, un allenatore giovane, ma Mazzarri proprio no. Dionisi dell'Empoli, tra l'altro, dicono sia forte alla Sampdoria la sua candidatura. Quindi vediamo. Ciao Robin, buonasera. Ciao Daniele. Sarri fa giocare i giovani? Ma Sarri sì, non è che uno diciamo che non fa giocare i giovani, però ovviamente i giovani devono essere bravi, devono far vedere qualcosina. Speriamo che Raul Moro magari venga preso in considerazione, ok? Se non arriva Sarri, voglio un tuo video con il titolo Super Mega. Adesso ragazzi, se non arriva Sarri, ciao Francesco, buonasera. Ragazzi, vedete, se vi abbonate avete anche queste emoji qua, ok, che sono solo per gli abbonati. Io vi lascio il link comunque per abbonarvi al canale.
Stavo dicendo che allora il discorso è molto semplice. La Lazio, secondo me, credeva, nonostante Lotito non fosse contento del lavoro di Inzaghi quest'anno, ma credeva che Inzaghi rimanesse alla fine. Invece si è fatto soffiare Inzaghi, diciamo che alla fine Inzaghi non ha accettato il rinnovo perché c'è stata questa offerta dell'Inter molto congrua, praticamente il doppio di quello che gli offriva Lotito. Quindi alcuni candidati papabili che potevano essere Gattuso, Juric, Spalletti hanno trovato la sistemazione. Quindi ora diciamo che teoricamente l'unico allenatore, anche Mihajlovic dovrebbe rimanere, Italiano dovrebbe rimanere allo Spezia, quindi anzi rimarrà allo Spezia. Quindi ragazzi, l'unico allenatore attendibile è Sarri in questo momento. O Fonseca, io vi posso dire, perché altri io non ne vedo. Se no, ci sono dei profili esteri, come questo Vitor Pereira, ma sono profili molto rischiosi, secondo me. E per il resto, ci sono delle scommesse come Dionisi dell'Empoli, però, boh, non lo so, ragazzi, diciamo che, ripeto. Dopo anche lo smacco che Inzaghi ci ha dato, noi abbiamo bisogno di, anche per dare un segnale ai tifosi, alla piazza, c'è bisogno di Sarri o comunque di un grande allenatore, ok? Ghiotto, la metti l'emoji di Vedat? Va bene, la devo mettere, ok? Se vi piace la metto, dai. Juric è andato al Torino, ragazzi, ok? Ma allora, Inzaghi, ragazzi, l'avete capito che praticamente l'accordo c'era con Lotito, o meglio, c'era un'intesa di massima. Poi, evidentemente, l'Inter ha affrettato i tempi, ha offerto tanto, e Inzaghi, ovviamente, Lotito ti offre 2-2, l'Inter te ne dà 4, l'Inter poi è sicuramente un upgrade, perché poi dobbiamo dire le cose come stanno. Nonostante il ridimensionamento Inter, ma è comunque una piazza più importante, una squadra più importante, ok? E che lo sarà sempre di noi, perché il brand Inter vale 100.000 volte il brand Lazio, ok? Noi siamo indietro anche a livello di marketing, a livello generale, non abbiamo una TV, cioè siamo indietro anni luce rispetto a Inter, Milan e Juventus. Quindi tra 50 anni potremo magari arrivare, ma nel breve termine noi saremo sempre inferiori a quelle squadre lì. Poi li potremo arrivare sopra un anno, 2 anni, 3 anni, come è successo anche quest'anno, hai capito? Cioè quest'anno, gli anni scorsi. Però andare all'Inter è comunque un upgrade per il Simone Inzaghi, ok? Infatti Lotito ci è rimasto male, perché lui aveva già firmato il contratto, doveva esserci solo la firma di Inzaghi, è arrivata all'Inter, un'offerta importante, lui se n'è andato. Non ci è piaciuta questo suo cambio repentino di idee, però ragazzi, bisogna metterci nell'ottica che è così, ok? Che purtroppo le bandiere, diciamo che non esistono più, e purtroppo si sta andando verso un calcio sempre più folle, cioè ingaggi folli, trasferimenti folli, e quindi, ripeto, dobbiamo accettare queste cose qua. Lui è un professionista. Vuole migliorare, sicuramente non è solo colpa sua, perché anche Lotito forse poteva fare un leggero sforzo in più. Bisogna anche dire le cose come stanno, capito? Però è così, ragazzi. Cioè, io non sputo merda su Inzaghi. Sapete che io ero uno di quelli che diceva: Inzaghi per me se ne deve andare perché ha finito il suo ciclo. Chi diceva Inzaghi a vita, io ve l'ho sempre detto. Non ha capito nulla. Uno se lo può auspicare, sicuramente Inzaghi a vita, ma se uno veramente pensava che Inzaghi restasse a vita, ripeto, del calcio di oggi non ha capito nulla. È uno che vive nel suo mondo, ok? Perché da tifoso lo posso anche dire Inzaghi a vita, ma Inzaghi, sì, magari rinnovava, stava ancora qualche anno, ma poi se ne sarebbe andato, perché quel discorso lì non esiste. Ma è anche normale, perché poi uno si stufa anche di allenare sempre nello stesso posto, la stessa squadra, ci sta. Non ci è piaciuto il modo, ok? Però vabbè, voltiamo pagina e speriamo che questa nuova pagina sia Sarri, ok?
Allora, Erfaina, regà Inzaghi, nuovo Ferguson, Erfaina, c'è dopo, regà anche nel... Vabbè, lasciamo perdere. Allora, Ilicic, ma Ilicic, guardate, allora, aspetta che faccio anche la storia su Instagram, che siamo in live, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale e like alla live, mi raccomando, facciamo girare l'algoritmo, ok? Allora, aspettate che faccio la storia su Instagram. Mi raccomando, seguitemi se volete. Ragazzi, siamo in live ora su YouTube. Vi aspetto. Ok. E metto anche, ne approfitto, il cellulare in carica. Arrivo subito. Allora, comunque, adesso, a parte Inzaghi, Sarri, ne abbiamo un po' parlato, domani sera c'è l'incontro decisivo. E allora, Insigne, allora io 2 giorni fa, mi pare, la live di 2 sere fa, non c'era nessuna notizia, nessuno che riportava Insigne Lazio, ok? Mi sono preso la responsabilità io di scrivere Insigne Lazio, cioè Insigne nel senso possibile, ok? Perché? Perché io ho detto, io vi cerco sempre di portarvi dei ragionamenti razionali, no? Allora, Insigne è in scadenza tra un anno, quindi o rinnova quest'anno o viene venduto, perché se no lo perdi a zero. È chiaro? Rapporto con De Laurentiis, un po' così, sembra che De Laurentiis faccia offerte al ribasso, hai capito? E poi c'è Sarri. Sarri dicono che dovesse arrivare alla Lazio, Isai l'abbiamo detto, Maximovic l'abbiamo detto, ma Isai e Maximovic erano giocatori che potevano arrivare alla Lazio a prescindere da Sarri, perché sono giocatori che potrebbero essere utili, costano niente, costano zero perché sono a zero. E oggi è uscita la notizia, oggi, quindi 2 giorni, io prima vi ho riportato una mia sensazione. E oggi è uscita la notizia, Sarri vuole Insigne, vorrebbe Insigne se venisse alla Lazio, ok? Io poi vi dico che è difficilissimo questa operazione qua, però attenzione, perché Sarri, ve l'ho detto, è uno che i suoi fedelissimi se li porta dietro. A Napoli lui ha chiesto Valdifiori, vi ricordate? Quindi attenzione, sicuramente Isai è molto più probabile, Maximovic è più probabile, Mertens potrebbe essere probabile perché è un giocatore in uscita da Napoli, ormai 34enne. Però attenzione, Insigne, anche perché è giunta voce che Milinkovic-Savic, Sarri, diciamo, non lo ritenga o magari potrebbe essere sacrificato. Io diciamo che tra Insigne e Milinkovic, come dire, sono due ruoli diversi, ma mi tengo Milinkovic-Savic, perché tanto di esterni ce ne sono tanti bravi. Di centrocampisti ce ne sono tanti bravi, ma con le caratteristiche di Savic, no, capito? Però io vi ho sempre detto, se devo vendere un giocatore, vendo Savic, perché è quello per cui posso richiedere di più, vista l'età, visto il suo valore e tante altre cose. Quindi se io vendiamo Savic a tanti tanti soldi, se poi questi soldi vengono reinvestiti bene, possiamo diventare ancora più forti, perché tante grandi squadre sono nate da grandi cessioni. Guarda il Napoli vendette Cavani a 63 milioni, una cosa del genere, comprò Mertens, Scaleón, Higuaín, e il Napoli è cresciuto da quel momento lì, è diventato ancora più forte. Anche la Juventus vendette Zidane e nacque una Juve forte, capito? Quindi non è che dobbiamo strapparci i capelli, dovesse essere venduto Milinkovic-Savic. Cerchiamo di strappare più soldi possibile, eventualmente, e poi vanno reinvestiti quei soldi lì. È chiaro? Quindi, vediamo, vediamo. Ma Francesco, io, sta notizia qua, io ripeto, ve ne ho parlato di Insigne quando nessuno l'ha detto. Inutile che ci credi pure, ci credi pure. Ma se un giocatore è in scadenza tra un anno, o rinnova, e secondo me rinnova alla fine,
lo trovano l'accordo, però non è che in scadenza tra un anno, quindi il prezzo anche si va a ribassare leggermente, vendi magari Savic e potresti anche prenderlo Insigne, capito? E sono sicuro che Sarri farà le sue richieste, hai capito? E vediamo, vediamo. Poi, Isai sicuramente un acquisto probabile, Maximo dice un acquisto probabile, Boateng un po' meno secondo me, perché a zero, però percepisce un grande ingaggio, hai capito? E, però vediamo. Dana, ma io dico la mia, che Insigne per me deve restare a Napoli. Secondo me io Insigne resterà vita a Napoli, è un mio parere. Però magari con Sarri, chissà, è attratto da dire seguo Sarri, no, per dire. Può anche succedere, ragazzi. Io non ho grandi sensazioni per Sarri, ragazzi. Boateng me lo prenderei pure a 60 anni. No, io a 60 anni no. E vi dirò di più, che io Boateng non è un acquisto che faccio i salti di gioia, né lo voglio assolutamente. Perché comunque è un giocatore in fase calante, 33 anni, noi già abbiamo una squadra vecchia. Preferirei tutta la vita prendere un giovane, non di 17 anni, però uno di 22-23 anni, tipo Pau Torres, ma è follia perché costa troppo, capito? Che prendere Boateng. Però Boateng mi va bene, se dovesse arrivare ci mancherebbe, ok? Cosa 31? È dell'88 Boateng, è dell'88 Boateng, fai i conti. Non dimentichiamoci che c'è anche Immobile alla Lazio, che è anche molto amico di Insigne. Vero, sì, però vabbè, sai, lì l'amicizia in quel caso lì non è che si conta, ma fino a un certo punto, ok? No, quest'anno 33, Gabbo. Quest'anno 33 anni, Boateng. Quindi già 33 sono tanti per un difensore centrale. Ciao Ghiotto, ma Isaia che serve? Ma guarda, io ti dico che una squadra è fatta anche da riserve, non è fatta solo da titolari, in primis, ok? E ti dico anche una cosa, ascoltami Sovieta, ma se si infortuna Lazzari, a destra chi gioca? Ah, si gioca Marusic. Ah, però a sinistra chi gioca? Fares. Bello schifo. Quindi, Isai sarebbe perfetto, perché gioca a destra, gioca a sinistra, gioca nella difesa 3 ed è un fedelissimo di Sarri. È chiaro? Quindi, dovesse arrivare Sarri, Isai sarà il primo acquisto, perché è a zero, perché piace a Sarri, ok? Quindi, come 100 like? Solo 100 like, ragazzi, siamo quasi 300, eh? Dai, cerchiamo di arrivare a 200 like, forza, forza. Dai. Poi, ragazzi, su Lazzari, che voi mi dite, ah, ma Lazzari nella difesa 4, avete ragione, no? Perché nella difesa 4 Lazzari non ci ha mai giocato, comunque ci ha giocato poco, sicuramente è più bravo nella difesa, cioè nella difesa 5, nel centrocampo a 5, no? Però ci si può lavorare, hai capito? Alla fine il ruolo è quello lì, quindi Sarri ci può lavorare e state tranquilli che Lazzari rimarrà la Lazio, secondo me, quindi non preoccupatevi, ok? Ma riserva il Tolete, cioè a Napoli Isai non è che era un titolare fisso, faceva un po' il jolly. Poi hai la Champions non ce l'hai magari, hai l'Europa League il giovedì, hai il campionato, hai la Coppa, quindi secondo me non ci dobbiamo preoccupare di quello, anzi poi possono capitare gli infortuni, cioè quindi per me troverà spazio. E poi voglio dire, non è che Isai a Napoli era... Belì giocava titolare, faceva, arava la fascia, era un giocatore anche molto criticato, che quest'anno Isai ha fatto abbastanza bene, tra l'altro. Però poi, esternandoci un attimo dall'argomento Lazio, Kuman ho visto che rimane al Barcellona e fanno bene secondo me, perché danno continuità al progetto, e per me Kuman quest'anno, nonostante le difficoltà, non ha lavorato male a mio parere. Allora,
Sarri al Napoli giocava sempre con gli stessi 11, Francesco, ma alla Juve, ad esempio, no. Quindi sono situazioni diverse, hai capito? Allora, che ne pensi di Barak, Messias e Di Marco chiesti da Juric? Allora, diciamo che ti vedo bello gasato, ovviamente dall'acquisto di, cioè dall'arrivo di Juric sulla panchina del Torino e avete preso l'allenatore migliore che era sulla piazza per voi. Poi in un momento difficile in cui siete, Juric è il top. Comunque, diciamo che mi piacciono. Di Marco è l'ideale anche perché l'ha già allenato, poi è bravo. Diciamo, giocassi col 3-5-2 Di Marco va benissimo. Barak anche perché il vostro centrocampo è scarso. Comunque, avete bisogno di un innesto così. E Messias, anche sì. Diciamo che vabbè, Barak e Juric, cioè Barak e Di Marco sono giocatori già che conosci Ivan Juric. Ok, non penso che arriveranno tutti e due. Magari potrebbe arrivarne uno. Di Marco, vediamo anche. Se all'Inter magari riuscirà ad affermarsi, se Inzaghi punterà su di lui, non lo so. Messias è un giocatore, capito? Che se ne parla anche alla Lazio, io non lo vorrei. Anche perché il Crotone ti chiede 6-7 milioni per Messias, che tra l'altro è vecchio, quindi Messias va bene nel Torino, secondo me. Nella Lazio come riserva delle riserve, capito? Ma non. Beh, va bene se lo prendo a zero, se no non va bene, secondo me. Di Marco è ottimo pure per noi. Sì, diciamo di sì. Poi vabbè, ripeto, bisogna vedere adesso l'allenatore che verrà. Perché già io vi dico una cosa, che noi al momento ci abbiamo Lazzari a destra e Marusic a sinistra, noi titolari, nel centrocampo a 5. Dovesse arrivare Sarri, che fa la difesa a 4. Io, Lazzari e Marusic nella difesa 4. Lazzari ancora sì. Marusic col piede invertito nella difesa 4 non ce lo vedo per nulla. Ok? Anche se Marusic poi è forte, quindi si può adattare, può fare il suo. Però giocare col piede invertito, terzino basso, non si vede spesso. Infatti, se voi notate, gli esterni che giocano a piede invertito, giocano davanti, non giocano dietro, capito? Perché vai a perdere sempre un tempo di gioco dietro, perché dietro tu quando ricevi palla devi già essere orientato andando avanti. Quindi se io sono a sinistra col piattone del sinistro, spero mi capiate senza che mi devo alzare, ma chi ha giocato a calcio non è che glielo devo spiegare io, si porta subito la palla in avanti e sei orientato in avanti, capito? Quindi il terzino basso deve essere sempre, nella maggior parte dei casi, il destro a destra e il sinistro a sinistra. Quindi Marusic, anche lì sarà poi un inghippo da risolvere. Tra l'altro, Adam Marusic è in scadenza tra un anno. Quindi ha lo stesso agente di Kezman, ha lo stesso agente di Kamenovic, che è Kezman, che sarà a Roma tra circa una settimana. Quindi si parlerà dell'arrivo di Kamenovic. Ma soprattutto anche del rinnovo di Marusic, che io non voglio perdere. Quindi attenzione a Marusic, che percepisce uno stipendio ridicolo, quindi bisogna assolutamente rinnovare e alzare lo stipendio. Perché in un calcio di oggi che vediamo che Donnarumma va a chiedere 12 milioni, Dybala va a chiedere, Marusic secondo me si merita un aumento dell'ingaggio, ok? Ghiotto, l'Étoile Benzema ha sbagliato il rigore. Ma cos'è, un amichevole stasera? Vabbè, ma è emozionato, Roby, è emozionato. Se Sarri viene alla Lazio, mi faccio i capelli radati. Io inizio a fumare se Sarri viene alla Lazio. Ciao Gabri, buonasera. Ciao Gabri, buonasera. Oh, questo Muricci, mi avete fracassato i coglioni. Ancora oggi gente che me l'ha scritto su Instagram. Basta. Cioè, l'ho visto. Cos'è? È vero, gli unici gol che fa, quindi bisogna ammenarla, no, con questi gol. Vabbè. Anch'io oggi ho fatto tre gol al campetto, allora sono forte. Allora, Francia. Ma che partita c'è stasera, ragazzi? Porca troia. Like alla live, che ancora non l'ha fatto, mi raccomando. Ma io non trovo nessuna partita adesso. Che partita c'è? Boh, vabbè. Allora.
Ghiotto, per te chi è la favorita per gli europei? Ma la Francia, anche da Didier Deschamps, non si è nascosto e mi è piaciuto, tra l'altro. E poi io vedo il Portogallo molto forte, Inghilterra teoricamente, però diciamo sì, io Francia e Portogallo le vedo più mature, ok? Più pronte. Sicuramente la Francia su tutti, ok? Ah, Francia-Galles c'è? Ma cos'è un amichevole? Ma perché a me non me la dà sto Francia-Galles? Ma è già finita? Diretta Francia-Galles? Ah, 0-0 è finita. Ah no, 1-0. Traversa. Ma è una partita che non si caga nessuno, perché se cerchi Francia-Galles tra un po' non te la dà neanche su Google, quindi... Vabbè. Murici non è quello della Lazio, ma infatti, secondo me in nazionale lo scambiano, capito? Lo scambiano. Il fratello scemo. Noi ci abbiamo il fratello scemo, ci abbiamo. Dici che l'Italia vince gli europei, ma che vince gli europei? No, però possiamo giocarcela, assolutamente. Io vedo gente che scredita la nazionale, tratta la nazionale come fossimo l'Israele, cioè con tutto il rispetto, ma noi diremo la nostra agli europei. Poi io nel calcio magari usciamo i gironi, perché poi abbiamo la Turchia, la Svizzera, il Galles che sono buone squadre. Ma tra le favorite, diciamo, io ce la posso mettere, diciamo, nelle prime 4-5 squadre, forse. Nelle prime 2-3, forse non ce la metto. Anche perché abbiamo giocatori giovani che non sono anche abituati a vincere, tanti sono al primo europeo, quindi, ok. Però possiamo dire la nostra, cioè, noi guardiamo sempre alle altre nazionali, la Germania, la Spagna, ma Germania e Spagna sono in un periodo anche loro difficile, capito? Niente. Poi, vabbè, dei convocati, dato che ne stiamo parlando, non ne ho ancora parlato stasera. Ho fatto stamattina una storia su Instagram, in cui vi ho detto, diciamo, la mia opinione. Ragazzi, io vi chiedo per cortesia di non spammare. Metto in timeout chi spamma, perché l'unica regola di queste live è cercare di non spammare, perché già non riesco a leggervi tutti. Se spammate, occupate lo spazio in chat e non riesco a leggervi, ok? Allora, cosa ne pensi dei convocati di Mancini? Allora, purtroppo tu devi, quando devi fare delle scelte, perché non puoi convocare 30 giocatori, scontenti sempre qualcuno. È difficile fare delle scelte, ok? Noi possiamo criticare, però noi siamo seduti qua, quindi noi possiamo portare tutti. Doveva portare quello, doveva portare l'altro, però devi fare delle scelte. Ok, quindi secondo me Mancini, se ha fatto queste scelte qua, è perché conosce, ha fatto scelte ponderate, conosce bene i suoi giocatori, li ha seguiti, li ha visti allenarsi, li segue da mesi, da anni, e quindi io mi fido del lavoro di Mancini, che ricordiamo che ha preso una nazionale allo sfascio. Ha fatto esordire tanti giovani, quindi ci crede nei giovani Mancini. E la convocazione di Raspadori è una cosa emblematica di questo. E quindi il lavoro di Mancini per me è da 10, perché poi il rendimento della nazionale nelle ultime partite, negli ultimi 2 anni, siamo la miglior nazionale come rendimento partite giocate, gol fatti, gol subiti. Poi alcune scelte sono opinabili. Perché, per esempio, un Pessina l'avrei portato. Molti parlano di Politano. Politano, diciamo che può essere utile alla nazionale, però là davanti chi togli? E adesso ovviamente tutti diranno Bernardeschi. Ma Bernardeschi è un giocatore che, vabbè, è visto male purtroppo, cioè purtroppo per colpa sua, non è che è visto male per colpa nostra, è visto male perché gioca male da anni ormai, però è un giocatore un po' diverso dagli altri, è uno che eventualmente ti può fare anche la mezzala. Alla Juve quest'anno ha fatto anche il terzino, è un giocatore che si sacrifica di più, è un giocatore comunque fisicamente solido, quindi magari
Adesso Bernadeschi è considerato uno scarpone, non è uno scarpone, però tecnicamente magari non ha il dribbling bruciante che ha Politano, in zona gol non è così incisivo come Politano, ad esempio guardando il rendimento di quest'anno, però Bernadeschi è un giocatore che in nazionale, diciamo la verità, se noi guardiamo solo la nazionale, lasciamo perdere la Juventus, ha sempre fatto bene e Mancini questo lo sa. Con tutto rispetto, Politano. Io non vedo che abbiamo lasciato a casa sto Maradona, perché anche quest'anno nel Napoli, io vorrei vedere adesso, Politano quanti gol ha fatto? 7-8? Vado a memoria, vado a cercare. Ma io ho buona memoria e ricordo tanti gol di Politano totalmente inutili. Perché è un giocatore sempre che spesso ha giocato a partite in corso. E guardando le caratteristiche di Politano, che è molto veloce, è come dire, la sua caratteristica principale è quella lì. Entrando a partita in corsa, gli altri sono stanchi e lui riesce a incidere. Ok? Però andiamo a vedere i gol di Politano. Ne ha fatti 9 gol, benissimo. Però io ricordo il gol contro la Roma sul 3-0, gol inutile. Il gol contro un altro 5-0 che aveva fatto un gol inutile, adesso non mi sfugge. Contro la Roma, contro. Vabbè, via. Conta anche forse la Fiorentina. Comunque, gol decisivi ha fatto quello a San Siro col Milan, ok. Però non è che al Napoli Politano ha fatto benissimo. Quindi io non è che mi strappo i capelli perché non abbiamo convocato Politano. Per esempio, Pessina per me poteva essere un giocatore utile. Su Mancini si può discutere, ma sinceramente Toloi per me è meglio. E già in nazionale vi ricordate ha esordito contro cos'era? Contro la quella partita là che contro Liechtenstein forse, non mi ricordo più, ha esordito 2 o 3 mesi fa la partita che segnò Immobile su rigore e ha giocato benissimo, migliore in campo, quindi non è un caso Toloi se Mancini l'ha convocato. Quindi anche lì se convocavi Mancini e lasciavi fuori Toloi, c'era gente che diceva doveva convocare Toloi. Ha convocato Toloi, ma doveva convocare Mancini. Cioè, capite? Ripeto, i Maradona non li abbiamo lasciati a casa. Stai tranquillo. I Maradona non li abbiamo lasciati a casa. C'è l'incognita Sensi, perché magari non so se starà bene, ma se sta bene, per me è un giocatore da convocare. Che anche magari entra. È saltata la live, ragazzi. Porca troia. Sto cazzo di internet. Va adesso, mi vedete, ragazzi? Ora mi vedete? Mi sentite, ragazzi? A posto? Ok. No, no, è stato. Purtroppo la connessione non va bene, l'avete visto. Sì, stavo dicendo troppe cose intelligenti. Mi hanno bloccato. I re di YouTube Italia mi hanno bloccato. Vabbè, ci siamo, comunque. Ok. Allora, vedi il bello della diretta, ragazzi. Allora, Ghiotto prenderesti Çalhanoğlu a zero? Sì, però non è che ci serve tanto Çalhanoğlu, cioè, sinceramente. Ci servono altri giocatori adesso, capito? Ma non lo so, c'è internet che da quando ho iniziato la live fa un po' i capricci. Vabbè, dai, mettiamo un like di supporto, ragazzi, forza. Cos'è che stavo dicendo? Ah no, stavo parlando delle convocazioni. Poi, vabbè, altra convocazione, Raspadori, io sono d'accordo. Su quello sono veramente con Mancini, perché per me Raspadori è veramente bravo, è in forma ed è un attaccante diverso rispetto a Immobile Belotti, quindi vedrete che Raspadori potrà esserci utile, quindi salgo sul carro di Giacomo Raspadori già da oggi, ok? Allora, comunque, torniamo a parlare di Lazio. Allora, sacrificheresti Correa per prendere i giocatori che vuole lui? Ma per me, Sarri Correa lo tiene.
Poi nessuno è incedibile. Se arriva un'offerta congrua, io vendo chiunque. Hai capito, Marco? Io Correa lo terrei e secondo me anche Sarri lo tiene, Correa. Però vediamo. Ma Politano, ripeto, è opinabile la scelta. Cioè, se ne può parlare. Però per me non è che abbiamo lasciato a casa Maradona. Hai capito? Ma io sono leggermente ottimista, ma Andrea, domani c'è l'incontro decisivo, quindi secondo me se Lotito non fa uno sforzo economico o Sarri abbassa le pretese ma è difficile, non potrebbe saltare tutto, perché la Lazio sembra non voglia spingersi oltre i 3 milioni più bonus. Sarri partiva a chiedere 4, quindi boh. Definisce offerta congrua per Sergei e il mago. Allora, io senza fare fantamercato, no, perché 100 milioni non te li dà nessuno. Per Savic 70. Per il Luis Alberto sui 40. Ok? Poi se sacrificare Correa significa prendere Ilic, Nandez e Isai, allora si vende? Ma ti dirò, mi dici tre giocatori che... Allora, Isai viene a zero. Ilicic è un giocatore in uscita dall'Atalanta, che è vecchio, che Ilicic lo devi prendere per fare la riserva, per fare il jolly. Ma se prendi Ilicic per fare il titolare, ciaone, perché non regge 90 minuti... e non regge giocare ogni tre giorni. Nandez è un giocatore normalissimo, quindi per prendere sti tre pipponi mi tengo Correa, perché sti tre acquisti qua sono tre pezze, cioè nessuno è un titolare della Lazio sti tre qui, o comunque nessuno è un giocatore che ti fa fare il salto di qualità, capito? Ilic ci deve essere una cosa in più. Se tu all'attacco di attuale della Lazio aggiungessi Ilicic, allora un bel attacco. Ma se tu togli Correa e prendi Ilicic, siamo da capo a 12, anzi, prendi uno che ha 6-7 anni in più. Per Sergei con meno di 80 manco mi siedo a trattare. Ma ragazzi, allora, voi potete dire cosa volete, io ti posso anche dire, guarda, io per meno di 100 non lo vendo. Ma Alberto, secondo te, perché non arrivano offerte per Milinkovic-Savic? Perché le cifre che spara Lotito sono fuori mercato. Non li spende nessuno 100 milioni per Savic e neanche 80 secondo me. Quindi vedrete che rimarrà anche quest'anno. Poi dicono che Sarri sembra che lo è sacrificabile secondo lui Milinkovic-Savic. Vedremo, ma io per 70 già è una buona cifra secondo me. Allora. Correa trequartista o il mago trequartista? No, il mago trequartista assolutamente, Correa non è un trequartista, Correa è una seconda punta, ok? Luis Alberto solo milioni, ah sì che ho detto 40 milioni, e allora, miglior centrocampista d'Europa non è vero, bisogna essere obiettivi, è bravissimo ma non è vero, anche perché in Champions Luis Alberto non l'ha quasi mai giocata, e non ha fatto nulla di che. Quindi a livello europeo non è un giocatore riconosciuto, purtroppo non viene neanche convocato in nazionale, quindi ragazzi, io sono laziale come voi, ma non per questo vi devo raccontare le favole, ok? Quindi Luis Alberto, miglior centrocampista d'Europa, non esiste. Prima cosa. Seconda cosa, Luis Alberto c'ha 29 anni, e poi i prezzi si sono abbassati col Covid. Ok, quindi solo 40 milioni? Chi? Quanti ne vuoi? 80 per Luis Alberto? E allora ce lo teniamo alla Lazio e siamo contenti che rimane alla Lazio. Capito? Cioè, vedete, Hakimi
Hakimi quanto si parla? Di 60-65, però Hakimi innanzitutto è uno dei migliori terzini d'Europa, anche lui deve migliorare sicuramente, però ce l'ha le potenzialità per migliorare. Ma è 98, cioè capite? È del 98. Cioè Gosens, io sentivo delle cifre, Gosens va al... avevo letto per 25 mila, per dire, no, che Gosens è un giocatore che vale di più secondo me, quindi i prezzi si sono abbassati, cioè dopo il Covid. Poi vabbè, a volte i prezzi sono, non è che i prezzi c'è, come dire, uno standard, perché a volte vediamo dei trasferimenti folli e a volte vediamo gente brava che se ne va via per pochi milioni. Ma ci sono anche degli intrighi dietro, e attenzione. Ma Insigne anche. C'è Insigne, magari se tu vai a chiedere De Laurentiis ti chiedono, ma Insigne 70, non lo so, io ti dico una cifra, 60, 70, più o meno è quello, no, che dice De Laurentiis. Ma in Europa Insigne, stai tranquillo, vabbè, a parte che ha 29 anni Insigne, 30, quindi vabbè. Però sì, comunque dai, facciamo 50. De Laurentiis te ne chiede tanti così, ma è giusto, non è che è sbagliato. Però fuori dall'Europa, cioè fuori dall'Italia, Insigne, ma non sanno manco chi è, ma non è, non sto scherzando, non sanno manco chi è. Non vuol dire che è meno forte di Sterling, che è un altro giocatore sopravvalutato, non è che è meno forte, per carità, è bravo, è Insigne. Però a livello europeo non ha mai fatto un cazzo, o poco comunque. È un giocatore che nei momenti importanti viene meno, perché l'abbiamo visto quest'anno, Cioè, lui nella sua carriera ha sbagliato 3-4 rigori e li ha sbagliati tutti con la Juve. E quindi è sempre un caso, no? Col Verona ha fatto, quest'anno Insigne ha fatto una stagione da 8 per me, ma col Verona peggiore in campo, col Verona. È lì che si vedono i grandi giocatori, hai capito? Non si vedono come Politano sul 4-0 con la Roma a fare gol, quello lì è facile, capito? Ah, ecco, Politano era con l'Atalanta che aveva fatto un gol inutile nel 4-1 di, parliamo di ottobre, di settembre, vabbè. Quindi all'estero stai tranquillo che Insigne non te lo prenderà mai nessuno, anche perché vabbè, ormai ha 30 anni, quindi. Allora, ok, l'età hai ragione, ma ha raggiunto livelli di continuità che almeno a 50 si può vendere. Ma sì, ma allora qui Luis Alberto per carità anche a 50, però io ti sto dicendo che 40, poi non stiamo a guardare il milione in più, il milione in meno, però più o meno il prezzo di Insigne di Luis Alberto è sui 40, massimo 50, minimo magari sui 30, minimo. Si va più o meno quello standard lì, dai 30 ai 50, ma 50 per me non te li dà nessuno, ok? Poi, ripeto, abbiamo visto giocatori pagati cifre folli. C'è Dembélé, che è un giocatore che non è scarso, però deve ancora crescere, può crescere, ma non valeva quello che l'ha pagato il Barcellona. Coutinho, giocatore normalissimo, cioè non è un top, è stato pagato come fosse Messi. Lì, vabbè, sono cifre fuori mercato quelle lì, capito? Perché Mbappé anche è stato pagato 200 milioni. Che mi dirai, 200 milioni noi non sappiamo neanche quantificarli, quanti sono di soldi. Però se andiamo a vedere, Mbappé è un giocatore di livello assoluto, quindi li può anche valere 200 milioni, ma gente come Coutinho, cioè, capito? È un Insigne che forse ci ha creduto leggermente di più, Coutinho. Kepa 80 milioni che poi fa la riserva, anche Kepa non è che è scarso, ma non vale 80 milioni. Il problema è che quando ti attaccano quelle etichette lì, 80 milioni, 90 milioni, perché poi nel calcio di oggi molti ragionano con i prezzi, no? Ah, quello lì è stato pagato tanto, quindi deve fare così, deve fare cos'ha. Ma quando ti attacchi quelle etichette lì, poi per tutta la carriera verrai etichettato come quello degli 80 milioni, che anche se magari farà bene, che magari Kepa va all'Everton, va al Watford e fa bene. Però non verrai mai più riconosciuto come un grande portiere, capito? Poi, adesso per esempio, un terzino sinistro che nella difesa 4 di Sarri potremmo prendere Gaia del Valencia, che è un po' meno magari
conosciute, eccetera, ma classe 95-96, quest'anno in una stagione del Valencia difficile ha fatto molto bene, e nella difesa 4 lo prenderei, capito? Vediamo. Poi attenzione, Osimhen non è stato pagato 80 milioni, sui 60-65, sono troppi, e... però vabbè, sai, è giovane, quindi sai, tutto sommato, posso ancora capirlo, dai, mettiamola così. Gaia sì, costa sui 30, secondo me, più o meno, ho capito, però sai, bisogna anche fare un po' quei nomi lì. Perché se prendiamo sempre i Fares o i Lazzari, rimarremo sempre una squadra nella mediocrità, capito? Kulusevski, no, Kulusevski 40, ragazzi, non 70, vabbè, dai. 40, 45, via. Beh, la Roma ha preso Schick, ha preso i Turb, vabbè, li lasciamo perdere, che sono stati acquisti sbagliati. Lottito deve alzare l'asticella. Diciamo che se arriva Sarri già è un segnale, no? Secondo me. Poi, non è che l'allenatore fa la squadra, fa, diciamo, alzare il livello da solo. Però, dai, se arriva Sarri già gli dai uno stipendio oltre, diciamo, il tuo tetto massimo, no? Teoricamente. E poi dovrai fare un mercato di un certo tipo con Sarri. Secondo me, perché non penso che Sarri venga a allenare, a prendere Simi, Messias, Rincon, capito? Simi e Borré, no, ma non c'è nulla di nuovo, solo voci, voci, voci. Te lo ricordi Torgel Messi di Romania? Me lo ricorda l'Udinese, sì, disastro, disastro totale. Ma poi Simi, se lo prendiamo, lo diamo alla Salernitana, ragazzi, quindi. Hai visto che il Genoa vuole Conti e Benatia? Sì, ho visto, ho letto e... beh. Sarebbero per me due buoni acquisti, ragazzi. Due ottimi acquisti, perché Conti tanto in una big non ci giocherà più. Giocatore ormai bruciato. Però nel Genoa può lavorare bene, può lavorare tranquillo, può esprimere il suo potenziale, come ha fatto anche quest'anno Zappacosta, che è stato uno dei migliori. E Benatia invece è forte. Ormai anche lui in fase calante, ma è forte, capito? Allora, se arriva Sarri ci sono buone prospettive di mercato? Sì, sì, sì. Hanno controllato i fax a Formello. Giovanni, guarda, lascia perdere, perché noi siamo capaci di far saltare le trattative, no, le cose più assurde, veramente. Vabbè, dai. Ma sì, ma Conti è una alla Lazzari, ragazzi, è una alla Lazzari. Corre e basta, cioè. Raga, lo titolo, il mercato di livello non lo farà mai. Vabbè, ragazzi, allora, cioè. Tanto con queste frasi, diciamo, catastrofiche, non andiamo da nessuna parte. Boh, vediamo. Io vi dico che l'anno scorso abbiamo anche speso non vendendo nessuno, perché molte squadre spendono però vendono prima. Noi l'anno scorso non abbiamo venduto nessuno dei giocatori importanti, abbiamo speso male. Quindi non è che è solo sempre lottito merda, ragazzi, attenzione. Quindi Sarri alza l'asticella già da solo. Infatti, sembra una frase fatta, ma non è così. Allora, il Genoa farà un bel campionato il prossimo anno, ha un attacco molto sottovalutato. Ma Scamacca innanzitutto non è del Genoa, quindi ha già salutato Genoa, mi pare. Quindi. Poi il Genoa, Alberto, è un cantiere aperto, quindi tutto può ancora succedere.
Dirottiamo su Enrico Lotito, tu lo conosci, sì, è lui che conosce me in realtà, perché quando andai allo stadio mi fermò lui, non io, il contrario, perché io il figlio di Lotito prima dico la verità che non lo conoscevo. Lotito ha rilasciato delle dichiarazioni un mese fa dicendo che comunque suo figlio è pronto a prendere le redini in futuro, però la famiglia è sempre quella, quindi più o meno l'andazzo sarà sempre quello lì. Che poi non mi dispiace neanche, quindi. E Antonino, sono ligure ma tifo Lazio, sì. Sono. Spero di essere, come dire, il primo di una lunga serie, eh. Allora. Ciao Iaci, il prossimo anno con Maran. Ah, perché prendete Maran, l'Udinese? Vabbè, ma Maran, dai. Squadra di merda, allenatore di merda, no? Allora, io sono pugliese ma tifo Lazio. Ma io guardate, ho fatto il video qualche mese fa. Poi a fine live ve lo metto qua in chat se volete vederlo. Chi non l'ha visto, che racconto la mia storia da tifoso, perché tifo Lazio, eccetera. Ma ho trovato tantissimi che mi hanno detto tifo Lazio da qui, da lì. Poi attenzione, io proprio non ho né origini né amici, proprio ho scelto per conto mio di tifare Lazio. È una cosa un po' strana in effetti, però vabbè, sempre le stesse squadre, che palle, no? Cioè. No, 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 assolutamente no, assolutamente no. Non sono genovese però, ragazzi, io, non sono genovese. Allora, vabbè, poi difatti al sud Puglia, Calabria, Juventus popola, quindi sì, Maran si è un po' bruciato, però non è un cattivo allenatore, secondo me, quindi. Eh sì, purtroppo gli altri allenatori papabili ce li siamo fatti scappare. Quindi adesso o si prende Sarri o si va verso un ripiego, Fabio, capito? Anche perché, per esempio, Italiano rimane allo Spezia, che era un allenatore discreto, rimane allo Spezia. Ah, Francia Galles 3-0. Chi ha segnato, ragazzi? Me lo dite? Io sono siciliano, ma mio padre tifa Lazio, quindi tu hai preso da tuo padre. Io no, invece, capito? Io ho scelto per conto mio. Dai, preferivo Gotti. No, vabbè, sì, no, ma si scherza. Ma veramente state pensando a Insigne? Ma scusa, ma come quando tu pensi a scopare, ma non scopi mai, però ci pensi, scusa, ci vuoi privare anche del pensiero di Insigne? Cioè, ragazzi, dai, la Lazio andrà in Serie B, eh sì, se non prendiamo Sarri, col prossimo allenatore che prendiamo andiamo in B, sicuro. Allora, che ci dobbiamo fare con Insigne? Andiamo in B, ragazzi, con Insigne. 3-0 ha segnato. Ah, ma è vero che la Francia ha anche Dembélé. No, ma la Francia, ragazzi, è troppo forte, belì. C'è anche Dembélé che, tra l'altro, ha partite in corso e tanta roba, secondo me. Ragazzi. Sì, Pippo, ecco, con Pippo Inzaghi andiamo in Serie B. Sì, con Pippo Inzaghi arrivo a 100.000 iscritti su YouTube, perché faccio talmente tanti video sfogo che. Vabbè. Mbappé, Griezmann, Dembélé, Benzema, Giroud l'ha convocato, no? Lo convoca, no? Giroud. Madonna. Ma per me resta Milinkovic. C'è la voce che Sarri dica che non è al centro, cioè, come dire, è sacrificabile, però, ragazzi, no. Milinkovic. Nel calciomercato di oggi le cifre che chiede Lotito non te li dà nessuno, capito? Allora, convocati Francia. Andiamo a vedere un po'. Ci sono i convocati della Francia? Allora, Lloris. Ma aspetta un po', ma i 26 convocati, andiamoli un po' a vedere, va, sono curioso. Ciao Simone, se vieni lo saprai. Chi viene l'11? Vi ricordo che l'11 giugno facciamo una cena a Roma, Trastevere, con me e quasi tutti gli youtuber laziali.
se volete prenotarvi, scrivetemi su Instagram o sull'email che la trovate nelle informazioni del canale, ok? Allora, i 26 convocati da Deschamps. Allora, Lloris, Mandanda, Maignan. Vabbè, i portieri non sono fenomeni, però sono tre buoni portieri. Mandanda, quanti anni ha Mandanda? Dell'85, vabbè, ma pensavo più vecchi. Poi, Pavard, Dubois, Zuma, Varane, Kimpembe, Lenglet, Lucas Hernandez, Dean, Koundé. E pensate che lascia a casa un certo Theo. Poi, vabbè, la difesa sì è forte, sì, vabbè, la difesa è forte, ma magari non è il reparto migliore. Poi Kanté, Pogba, Rabiot, Tolisso, Sissoko e Lemar è un buon centrocampo, non una qualità pazzesca, anzi, forse il nostro è superiore, però grande fisicità, ok? Poi Coman, Benzema, Mbappé, Dembélé, Griezmann, Giroud, Thuram del Borussia Mönchengladbach che è forte e Beyeder, cioè Beyeder che per me è tanta tanta roba, e ragazzi è l'ottavo attaccante Beyeder, Wissam Beyeder, cioè l'attacco della Francia è clamoroso, ve li ripeto, come allora le punte centrali Benzema, Giroud e Beyeder, e anche comunque Dembélé che nel Barcellona si sta evolvendo a giocare da prima punta. Poi esterni Coman, Mbappé, vabbè mettiamoci Dembélé, Griezmann che anche lui è più una seconda punta, e vabbè anche Thuram comunque anche lui è una sì, prima punta, Beyeder fa, no ragazzi, vedete, no, noi sì, abbiamo il problema dell'attaccante, loro c'hanno chiunque, cioè, vabbè ragazzi, la Francia è tanta tanta roba, tanta tanta roba. Allora, Ale, bentornato tra gli abbonati, Ale, bella raga. Lloris non è, ma per me non è un fenomeno Lloris, poi non so che concezione hai di fenomeno, perché vabbè, allora se Lloris è un fenomeno, siamo tutti fenomeni tra un po', capito? È bravo, un buon portiere, ma a me non lo considero un fenomeno, cioè. Allora. Ghiotto la Francia uscirà ai gironi, ma per carità, guarda, può succedere di tutto, diciamo che teoricamente è la più forte. Certo, no, Portogallo sicuramente, l'Inghilterra forte, ma è un po' un'eterna incompiuta l'Inghilterra, capito? Ma neanche a me, però Dembélé è un giocatore che ha tutto per diventare forte, al momento non lo è ancora un giocatore centrale nel Barcellona, un giocatore di livello assoluto, però le qualità per migliorare ce le ha e comunque nella Francia parte come riserva, capito? Vorrei avercelo io Dembélé come riserva, è chiaro. Comunque è scandaloso che il CT della Spagna non abbia convocato Luis. Allora, ma la cosa, diciamo, se vogliamo, discutibile, non è tanto la convocazione, la non convocazione adesso. Perché adesso, perché voi vi aspettavate che lo convocava? Non l'ha mai convocato, quindi proprio l'ha escluso dal progetto. Ce l'aveva convocato, ma tipo 2 o 3 anni fa. Ed è un po' un peccato perché poi non è che deve fare il titolare per forza, però Luis Alberto, cazzo, cioè, capito? Li preferisce Pedri, che Pedri è un giocatore diverso, bravissimo. Comunque, andiamo a vedere le convocazioni, dai. Andiamo a vedere anche le convocazioni della Spagna, tanto siamo qua. Allora, aspettate. Oh, Madonna. Convocati Spagna. C'è Fabio. Ecco, anche Raúl Albiol non l'ha convocato, che Albiol quest'anno ha fatto benissimo, quindi. Allora, andiamo a vedere. Oh, ma porca puttana troia, ma c'è una lista ben fatta, cazzo. Ma va a cagare, ma porca madonna. Quanti like siamo, ragazzi? Dai, 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 dai.
Lasciamo un like alla live e iscrivetevi al canale. Sì, è vero, ha 36 anni, però beh, lì c'è quest'anno spaziale Albiol, quindi sai, se stai bene, perché non convocarlo? Cioè, poi Albiol non è mica Chiellini, è uno intelligente. Allora, Unai Simon, che è quello del coso dell'Atletico Bilbao, non è Unai Simon, non vorrei dire cagate, vabbè, che bravino. De Gea, che a me non piace, Robert Sanchez. Poi José Gaia, eccolo, Jordi Alba, Pau Torres, Laporte, Garcia, Llorente, Azpilicueta, Llorente, Marcos Llorente, vabbè, quello dell'Atletico che lo mette nei difensori, va bene. Beh, la difesa è forte, non è male. E ha fatto bene a non convocare i vecchi, vedi Luis Enrique che è uno furbo, no, Ramos, Piqué. Poi Busquets, Rodri, Pedri, Thiago, Koke, Fabian. Dani Olmo, Oyarzabal, Morata, Moreno, Ferran Torres, Adama Traoré. Ah, Adama Traoré è spagnolo. Ah, e Sarabia. Sì, l'attacco. Beh, c'hanno un Gerard Moreno in grande forma, ma l'attacco è, com'è che si dice, abulico. È, diciamo, faranno fatica a segnare, secondo me. Ma sì, no, Luis Alberto ci poteva stare, però non è mai stato preso in considerazione. Allora, la Spagna, nonostante un po' la crisi, è forte ancora come nomi, però ripeto, non mi convince la Spagna a me come nazionale. Non mi convince per niente. Poi vediamo, magari arrivano in formissima, per carità. Però Luis Alberto, vabbè, dai, si riposa meglio che viene da una stagione difficile, si riposa, meglio così, meglio così. Andiamo a vedere sto Belgio, dai, andiamo a vedere sto Belgio che io l'ho messo tra le favorite. Cucurella, Cucurella è bravo, è quello del Getafe. Scialbo, bravo, sì, Abulico, Scialbo, sì. Sì. Ah, infortunio per Arnold. Aia, aia. E la Danimarca è forte, Emanuele, la Danimarca. Potrebbe essere una bella sorpresa. Son Goku. Mi piaceva una volta. Una volta lo guardavo. La Spagna non ha manco usato tutti i posti. Sì, è vero, sì. Edirei, beh, come faccio a scordarmelo? Edirei, ce l'ho nel cuore, ragazzi. Allora, vediamo sto Belgio, va? Allora, Thibaut Courtois. Beh, qua già è un grande portiere. Poi Mignolet, Seltz, poi Alderweireld, Boyata, De Nayer, che è un mio pupillo, Vermaelen, Vertonghen, Castagne. Chadli, Carrasco, De Bruyne, Dendoncker, Hazard, Meunier, Pratt, Tielemans, Van Aken, Witzel, attaccanti, Lukaku, Mertens, Batshuayi, Benteke, Doku, Hazard e Leandro Trossard. Sì, ma Belgio sì, ma bah. È forte, però non lo so, non la vedo, cioè Francia e Belgio non. Ma forse più la Francia. Il Belgio non lo vedo anche lì. Sì, è forte, però non lo vedo vincente. Fa un po' vedere l'Inghilterra, va. Io ti dico, io quelle che vedo più vincenti, dovessi dire più pronte, sono Francia e Portogallo. Francia e Portogallo, ragazzi. Ci saranno Vittorio Campanile e Miro l'11. Sì, ci sono, sì. Conco, sì, me lo ricordo, sì. Allora, convocati Inghilterra, vediamo un po', che hanno Southgate, giusto, come allenatore. Allora, Henderson dello United, poi Johnston e Pickford, ma quindi giocherà Henderson titolare. Poi Arnold, che mi avete detto che è infortunato, vediamo. Chilwell, Connor Cody, James, che l'abbiamo visto in finale, che
è scarsa, è James. Poi Maguire, lavatrice Maguire, Minx, Luke Shaw, Stones, Trippier, Walker. Vabbè, una buona difesa. Poi Bellingham, Jordan Henderson, Mount, Phillips e Rice. Poi attaccanti, Calvert-Lewin dell'Everton, Foden, Grealish, Kane, Rashford, Saka, Sancho, Sterling. Eh beh, sì, una bella squadra, eh. L'Inghilterra è una bella squadra di giovani rampanti. Mi piace, mi piace. L'Inghilterra magari, chissà, deve invertire un po' la rotta, perché l'Inghilterra io non ho mai sentito dire l'Inghilterra quest'anno è scarsa. È sempre forte, è sempre una delle favorite, ma spesso addirittura esce ai gironi o comunque non vince mai, non ci arriva neanche vicino a vincere. Quindi vediamo. Quest'anno sarà l'anno giusto? Non credo, ma vedremo. Convocati Germania, mi avete detto? Andiamo a vedere i convocati della Germania, che sappiamo sta vivendo anni difficili, quindi... Allora, banniamo sto qua, che io sono sempre restio a bannare la gente, però ragazzi, cioè... Quando uno rompe il cazzo, rompe il cazzo. Io non ti cago, però continui, vabbè, ti banno. Allora, i 26 convocati di Löw. Neuer, Trapp, Leno. Vabbè. Poi, Rudiger, grande difensore, Hummels, Ginter, Süle, Can, che va bene, i difensori, Klostermann, Gosens, Koch, Günther, Alstenberg. Poi, centrocampo, Kimmich, Gundogan, Havertz, Kroos, Goretzka, Müller, Hoffmann, Musiala e Neuhaus. E beh, un grande centrocampo. Poi attaccanti, Gnabry, Sané, Timo Werner e Volland. L'attacco è molto, 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 assai, assai leggero. E di chi segna di sti qua? Uno peggio dell'altro, Sané è uno che segna una volta all'anno. Timo Werner, lasciamo perdere. Volland quest'anno è quello che ha la tendenza a segnare più degli altri. Però, ragazzi, cioè... Poi fisicamente sono tutti, anche Volland, manco un 80 Volland, cioè... Ma. Non è che mi convince tanto sta Germania. Ma io ti ripeto, a me l'Italia comunque non la vedo inferiore. Io, anzi, andiamo a vedere un po' i convocati dell'Italia, ce li ripassiamo, perché io sti grandi fenomeni nelle altre nazionali... Io ho visto il centrocampo, ma il centrocampo nostro non ha nulla da invidiare. Ricordiamo che abbiamo Jorginho, che ha vinto la Champions da protagonista, Verratti, che ha fatto una grande Champions, e il PSG anche contro il City al ritorno, che ha giocato male, ma il Verratti è stato uno dei migliori in campo, e quindi sottolineiamo anche questo. Allora, andiamo a vedere sta Italia, va? Convocati Italia. Oh, porca troia. Sta gazzetta di merda, madonna, che fanno... Allora, la lista dei 26. Donnarumma, Meret, Sirigu. Vabbè, già noi, vedi, abbiamo già una certezza in porta che è Donnarumma. Poi, Acerbi, Bastoni, Bonucci, Di Lorenzo, Florenzi, Spinazzola, Toloi, Palmieri, Chiellini. Allora, la difesa non è grandiosa, ma non è male. E comunque il rendimento... della nazionale di Mancini per quanto riguarda la difesa è stato ottimo, anche grazie al lavoro che fa il centrocampo. E attenzione, perché poi se subisci pochi gol spesso è più merito diciamo di tutta la squadra, del centrocampo, rispetto all'attacco, no? Alla difesa. Quindi poi Barella, Cristante, Locatelli, Pellegrini, Sensi, Verratti, Jorginho. Cioè, centrocampo è proprio bello, è proprio bello bello. Poi,
ci manca magari un po' di fisicità rispetto a quello della Francia, però abbiamo più qualità, capito? Poi attaccanti, Belotti, Berardi, Bernardeschi, Chiesa, Immobile, Insigne, Raspadori. Allora, tutto sommato, vedendo anche gli altri attacchi, è un periodo storico che c'è un po' di carenza di attaccanti, quindi non è un brutto attacco, secondo me. Gente che vede la porta, ma non sto parlando solo di Immobile Belotti, ma anche dello stesso Berardi, che è un giocatore molto concreto, che vede la porta, speriamo la veda anche Insigne, che è il nostro leader tecnico. Abbiamo Chiesa e Raspadori che a partita in corso, secondo me, potranno essere decisivi. Ci manca la stella. In generale, io sto parlando in vabbè, no, a centrocampo le stelle ce l'abbiamo anche, però diciamo in attacco ci manca un po' la stella, però dai, 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 dai. Possiamo dire la nostra, ragazzi. Sì, Giorgio, però io continuo a insistere e lotterò sempre contro questa cosa, che noi guardiamo sempre al giardino del vicino come sempre più verde del nostro. Ok? Perché tu mi parli di Mbappé e io ti posso dire ok, fortissimo, ma innanzitutto la squadra non la fa Mbappé, prima cosa. Ma Sancho, ad esempio, bravo, bravissimo, tutto quello che volete, però noi di Sancho ci ricordiamo solo le cose belle, ma perché almeno io parlo per me, ma penso di parlare anche per voi. Voi guardate tutte le partite del Dortmund, Sancho gioca sempre bene? Io non credo, non credo proprio. Io ho visto anche partite. Mi ricordo contro una squadra di Roma che ha fatto ridere Sancho. Ok, solo che quando si nomina Sancho, voi quando ci avete sulla bocca quei nomi lì, Sancho, Sterling, fortissimi, fortissimi. Poi quando è ora di fare un gol decisivo, quei giocatori lì, ciao, ciao. Capito? Noi abbiamo Chiesa, che quest'anno ha fatto meglio di Sterling, ha fatto meglio di tanti altri, capito? Cioè, purtroppo allora io sono il primo che lo dico, cioè, per esempio, no, Milinkovic-Savic, giocatore fortissimo, che lo dicono tutti. Ma io che vedo tutte le partite, tante volte fa anche degli errori, delle partite negative, capito? È ovvio che se tu guardi solo gli highlights, vedi solo le cose belle, capito? Perché Suarez, se io adesso faccio un sondaggio, vi chiedo, ma Suarez quest'anno che voto gli date? Sono convinto che tutti mi dite 10 o 9, no, per dire, no, ha fatto. Invece io vi dico che ha fatto benissimo, però in Champions è mancato. E in campionato ha fatto tanti gol, ma se ne è mangiati, cioè, ma dei gol mangiati e non delle mezze occasioni. Quindi bravo, ma anche lui, come dire, lo vedo un po' in fase calante. Anche se a Barcellona si mangiano le mani, sicuramente, anche perché non è tanto il cedere Suarez, ma se cedi Suarez e non prendi nessuno è un problema, capito? Ovvio che guardiamo i numeri, guardiamo i trofei, però io sono convinto che se voi guardaste tutte le partite dell'Atletico, tante partite Suarez ha giocato male. Poi guardiamo i numeri, anche Simi ha fatto 21 gol, ma ciò non vuol dire che è un giocatore forte, capito? Cos'è sto per Dio? Oh Madonna, ma che palle, ragazzi. Vabbè. Io di solito l'ignoro, ragazzi, sta gente qua, tanto. Sì, infatti, infatti. Solo che in Italia, quando voi sentite quei nomi lì, no? Sterling, Gabriel Jesus, perché sono nomi belli. Vedi come ti riempie la bocca. Gabriel Jesus, che è un giocatore che fa ridere i polli, come Sterling. Fanno ridere i polli. Non che sono mezzo, fanno ridere. Sono giocatori che fanno ridere. Invece Belotti, Immobile, Insigne, che io sono il primo che dico che Insigne, Immobile, Belotti non sono giocatori incredibili a livello europeo, che non sono, ma vedrete che il nostro attacco è meglio di tanti altri, capito? Cioè, anche Werner, voi stessi, fino a un anno fa, Werner, mi ricordo che uno mi aveva chiesto: ma è meglio Werner o Immobile? E io avevo detto: ma più o meno, no, sono due giocatori,
diversi, però equivalenti, no? Anche simili per alcune caratteristiche. Guai, no, 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 Werner. Quest'anno, vabbè, a parte che ha vinto la Champions, Werner, ok, ma si è visto che giocatore è Werner, che non è un giocatore totale, perché fisicamente è debole e quindi è bravo ad attaccare la profondità, ma se si trova un difensore veloce e forte fisicamente, ciaone, non prende un pallone, capito? Se tu giochi coi cross, fai ridere con Werner, capito? Cioè, non è paragonabile a Lewandowski, a Suarez, capito? No, io cerco un attimo anche di valorizzare un po' i nostri giocatori, perché quando parliamo degli altri, sono tutti fortissimi. Ma dai, su. Ma è normale, perché noi guardiamo più comunque le nostre squadre ed Insigne, per esempio, no, come vi ho detto io, che quest'anno Insigne ha fatto una stagione pazzesca. Però, se vogliamo guardare il dettaglio, manca sempre nei momenti clou, capito? Ma come anche Sancho, come anche tanti altri, capito? Non è solo lui. Cioè, Havertz, no, secondo me, cioè farà un po', non sempre, capito? Però sì, può trovare spazio. Ma è vero che la Roma si prenderà Ronaldo e Donnarumma? Sì, è ancora Messi, guarda. Dai. Bravo, Barella, dobbiamo anche dire la verità, che anche lui è un grande centrocampista. Non sempre centrocampo del Germania è forte, però anche il nostro, diciamolo, che è incredibile anche il nostro, ok? Se un giocatore forte su FIFA è un fenomeno, hai ragione. Non risaltano a livello internazionale perché le italiane le buttano fuori. Hai ragione, è vero anche quello, sì, è vero. Però diciamo che è una tendenza nostra, come mentalità, di guardare sempre al giocatore estero sempre fortissimo, il nostro sempre merda, capito? Non è sempre così, cioè. La Croazia, no, la Croazia io non la vedo in fase calante come nazionale. Cassano che dice che Verratti non è incisivo e blocca il gioco dell'Italia, ma io non sono d'accordo per niente. Secondo me passa la Turchia come prima nel girone, ma vediamo, no, l'importante è passare poi. Milinkovic Barella, ma sì, lo penso anch'io che Milinkovic è più forte, però vabbè, anche Barella è diverso come giocatore, però è bravo anche lui, ragazzi, bravo anche lui, eh. Quanti like siamo? Ci siamo 200 like, ragazzi, l'avete messo il like? Avete fatto i bravi? Sì, ma io ti dico, io Cassano, io vabbè, la Bobo TV la seguo poco, più che altro guardo a volte gli spezzoni su YouTube, no? Magari di alcuni pezzi. Ho visto una sera un'oretta e non... cioè per me Cassano non parla male, anzi, meglio di Vieri e Ventola. Vieri non dice un cazzo, Ventola dice delle cose scontate, boh. Non è che parla male, però... è un po' il pappagallo di Adani, no? Poi diciamo che sentenzia troppo, cioè nel senso, sì, puoi dire che Barella non ti piace, però, capito, devi... voglio dire, sono tuoi pareri, ma non è che... allora, cioè, Lukaku, per esempio, neanche a me piace Lukaku, però è forte, cioè, boh, stop, capito? Semplicemente quello. Però per me non è che parla male Cassano, anzi... è un po' ignorante, un po' così, ma ci sta, voglio dire, no? È il suo personaggio, fa anche ridere, poi comunque. Gerard Moreno o Majoral? Ma io sai che Majoral io me lo sposerei, però beh, Moreno è più forte.
Ghiotto come giocheranno Lukaku e Lautaro con Inzaghi, ma vediamo intanto se Lautaro rimane. Però secondo me continueranno con quel suo sistema, con quel sistema di gioco lì. Diciamo che nella Lazio, se voi guardate, quando giocavano Correa e Immobile, quasi sempre era Correa a giocare più avanti, da prima punta, e Immobile li girava attorno. Questa è una cosa che non tutti notano, ma ve la dico, che se voi guardate in fase di possesso, cioè no, scusatemi, no, in fase di non possesso, spesso era così. Poi in fase di possesso, vabbè, lì poi dipende un po' dai movimenti. Quindi magari chissà che sia così anche con Inzaghi, cioè con Lukaku e Lautaro. Magari Lautaro fa più la prima punta e Lukaku viene a prendere i palloni dietro, no, eventualmente. Però vediamo, perché Lautaro per me è papabile che vada via, quindi. No, poi Ciro è un giocatore che fino a qualche anno fa era solo uno da gol, era una scarpa coi piedi, diciamo, a giocare la palla. Ancora adesso ha dei limiti tecnici nel giocare la palla, però è migliorato molto grazie al lavoro di Inzaghi, quindi complimenti. Cioè, un'altra cosa che ha fatto bene Inzaghi, capito? Fatti pagare dall'acqua, hai ragione, non devo farla vedere, devo togliere l'etichetta. Guarda, io preferisco Levissima, di solito bevo Levissima, però è sempre acqua, dai. No, ma Dybala ha rinnovato, no? Quindi. Lorenzo Pellegrini sopravvalutato, non credo, non credo. Mi piace Pellegrini a me. Anzi, quest'anno è cresciuto molto. Anche perché è giovane, è normale che deve crescere, capito? Allora, un eventuale arrivo di Sarri al 4-3, quindi passaggio al 4-3-3, Lazzari potrebbe essere sacrificato? Io non credo, Christopher. Penso che Sarri ci possa lavorare e farlo giocare come quarto di destra, ok? Ma le bibite nel vetro sono migliori in teoria, però vabbè. Ma domani c'è l'incontro domani sera tra Sarri e Lotito. Probabilmente sapremo la decisione venerdì, secondo me. Non la diranno già domani sera, però domani sera ci sarà già qualche indiscrezione, come con Inzaghi, no? Che c'era stata l'indiscrezione che rimaneva e poi è saltato. Quindi io domani sera ci vado molto cauto. Acquapane è una buona acqua, però è più pesante come acqua. Infatti la danno tipo, è adatta a darla tipo ai bambini, vabbè, via. E a me piace l'acquapanna, però è più pesante. Invece è tipo la Eva, è una delle più leggere, la Eva. Infatti mi piace. Come diciamo gusto, anche se vabbè, parlare di gusto dell'acqua è relativo, però mi piace più la Levissima o la Sant'Anna. La Eva è più Mi leggera, piace. la Panna invece è più pesante come acqua, capito? Vabbè, allora, Osimhen rinnova fino a Mertens Rens. Ciao Gambo, io bevo acqua Fiuggi, buona, l'acqua Fiuggi è quella in vetro, sì. Se va in porto sarà una Lazio divertente, lo credo anch'io, sì. Conte al Tottenham, ce lo vedo bene. Ce lo vedo bene. Il Tottenham ha bisogno di uno così, sai, secondo me. L'Uliveto a me non piace, anche l'Aletta, perché è effervescente, a me non piacciono. Non piacciono proprio. Cosa ne pensi della partita Portogallo-Italia? Ma guarda, meritata. Siamo di una pochezza e poi abbiamo un allenatore, secondo me,
Nicolato, che non è un allenatore, secondo me. Vogliono pure Paratici, ho visto, sì. Boh, vabbè. Che se lo prendano pure, dai. Io bevo l'Aperoni, Fai bene. Io oggi ho bevuto la Menabreo, ho bevuto. E beh, sai, un Espullander 21, se non ci facciamo espellere, ragazzi. Sembra un meme sta cosa qua delle espulsioni. Cioè, sembra una cosa... Vabbè. Sei in montagna e fai bene, perché anche io ho una buona acqua dal rubinetto. Cioè, buona, vabbè. Non buonissima, ma discreta, dai, però. Non va bene a berla, diciamo. Acqua Calabria, come YouTube anche io. Acqua Calabria, ragazzi. Like News anche, sì. Io preferisco la Menabrea, però. Vabbò, raga. Chiudo. Non è che sembra un meme, ok. Con questo, ragazzi, chiudo. Ragazzi, ci vediamo domani. Se siamo ancora vivi, ci vediamo domani. E parliamo, ragazzi. Cioè, parliamo. Domani sera, tanto vai, domani lavoro. Quindi ci vediamo domani sera con una live, probabilmente. O eventualmente con un video aggiornamento di qualcosa. Vediamo, ok? E niente. Domani sarà l'incontro decisivo e speriamo, ok? Vedo che le live vi stanno piacendo tanto, quindi domani, ipoteticamente, sì, potrebbe esserci la solita live domani sera verso le 10, ok? Va bene, dai, ragazzi, buona serata a tutti, buonanotte ormai, like in uscita, fate i bravi e iscrivetevi al canale, ok? Mi raccomando, notte.